E andiamo a vedere adesso la prova della svedese Victoria Helgesson. Non è una atleta da podio, anche se si presenta molto bene. Allora approfitto ancora per chiedere al giudice internazionale Paolo Pizzoccari una previsione di quanto accadrà. Paolo, perché tu da anni ormai hai seguito Carolina Koster fin dai primi salti, fin da quando era davvero bambina una promessa, e adesso è qui in una prova che non è soltanto sportiva ma è anche umana. Per lei è una prova difficilissima, soprattutto dal punto di vista umano. Carolina è preparata, deve imparare a riaffrontare la gara, o deve tornare ad imparare ad affrontare le gare. Ecco, probabilmente le è mancato qualcosa da quel punto di vista. Con la tua esperienza, è più difficile giudicare una gara individuale maschile, femminile, coppie, danza? No, danza io non sono giudice di danza, per cui non posso esprimermi. Direi che sulle altre tre specialità bisogna avere una grande esperienza, frequentare i corsi, guardare tante gare, poi non trovo differenza tra le varie specialità individuale e coppie. Ecco, a questo proposito organizza presto un corso di specialist, così avremo occasione anche di aggiornarci. Grazie a Paolo Pizzoccari. Andiamo a seguire allora la Helgesson. Victoria Helgesson fuori dal mondo. Buono anche il triplo loop. Buono anche il doppio axel. Terminati i tre elementi di salto. Flying sit, non perfetto l'arrivo. Tutta rovesciata, un po' poco rovesciata. Avanti destro, cambio filo, variazione. Esterno indietro sinistro. Sei secondi e variazione. Un buon programma questo per la Helgesson, che potrebbe anche sperare di battere il suo personale stabilito del resto proprio a Tallinn nei recenti campionati europei con 50 e 86. Abbiamo posto molto l'attenzione sulla prova di Carolina Koster, io però vorrei anche ricordare che proprio grazie alla presenza di Michael Webster che questa sera davvero può essere grande Italia con Federica Faiella e Massimo Scali. Io penso che abbiamo ottime speranze per Massimo e Federica stasera. Penso che un terzo posto, se vanno puliti, non ci dovrebbero essere problemi, però non possono permettersi di sporcare. No, e tra l'altro dobbiamo anche porre l'accento, Michael, sulla difficoltà che esiste nel programma libero, che non è soltanto una differente interpretazione perché non c'è più un tema imposto dalla federazione, ma anche dalla lunghezza, perché 4 minuti e mezzo sono davvero tanti, 2 minuti in più di programma è davvero un abisso. Esattamente, cioè, adesso come abbiamo detto ieri, Federica ha avuto un po' di problemi di stomaco e speriamo che oggi sia rimesso, perché quegli ultimi 2 minuti sono chiaramente la parte più faticosa della gara. Comunque sarebbe un'ottima cosa, perché sarebbe la prima medaglia da quando Barbara e Maurizio hanno preso la medaglia d'oro a Vancouver nel 2000. Ricordiamo che nella danza un oro, un argento, proprio grazie a Barbara Fusarpoli e Maurizio Margaglio. A Vancouver, tra l'altro, ne erano presenti
per la stampa italiana Andrea Bongiovanni della Gazzetta, per la Rai proprio Franca Bianconi. Vancouver è stata emozionante, è stata sicuramente una gara emozionante, la prima volta un oro a mondiale nel pattinaggio di figura, in Italia non si era praticamente mai visto, è stata davvero una bella esperienza. E tutto quello che è seguito in questi anni, anche da Carolina all'Olimpiada in casa, tutto contribuito a portare sul movimento, e l'Italia in generale è molto cresciuta.